Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. Questo video lo voglio chiamare il video dell'assurdo. Lo so che se state guardando il video è perché vi è balzata la pulce nell'orecchio, perché c'è un po' di puzza sotto il naso di fronte al titolo che ho lasciato, ossia devi pensare a fare la verticale storta. Cosa vuol dire devi pensare a fare la verticale storta? Cioè, ogni cosa va giustamente contestualizzata. Ricordatevi che ho fatto un bel videocorso sulla verticale, sono già molte le persone che mi hanno ringraziato perché sono riuscite a sbloccare magari un punto da cui non riuscivano proprio a venirne fuori per aumentare i secondaggi, per riuscire a rimanere su. Per capire l'allineamento, quindi questo mio videocorso sul mio sito www.alessandromeniente.it, trovate anche una demo e poi se vi va è lì che si può acquistare. Ok? Quindi dopo la sigla vi risolvo questo strano titolo che ho dato a questo video. Allora, vi dicevo, perché devi pensare a fare la verticale storta? Mi viene in mente un ragazzo che ho seguito recentemente, che continua a seguire, che è Gabriele Piccoli. Ciao Gabri, ci vediamo in palestra. E quando lui è venuto da me, aveva una verticale storta. La verticale era storta perché c'era una spalla che aveva più mobilità dell'altra e quindi tutto si riduceva con una torsione del bacino. Un braccio che caricava più dell'altro, quindi invece di essere simmetrico aveva un braccio leggermente più aperto, e il risultato era sicuramente che faceva più fatica a stare su, aveva le spalle ruotate, il bacino era ruotato, e di conseguenza bisognava fare un lavoro per rimettere a posto il tutto. Io logicamente gli ho fatto mollare la verticale come facevo, quello che stava facendo, e abbiamo reiniziato da capo. Una volta riacquisita la mobilità delle spalle, c'è il problema che lui aveva creato una cazzo di abitudine. Cioè quella di ricordarsi che il corpo era storto. Perché? Perché caricava più su una spalla. Quindi quello che io gli ho detto è: Gabri, vai su in verticale e quando sei storto, ricordiamoci che adesso lui è arrivato al punto in cui è perfettamente centrato tra le due braccia, mentre prima era spostato, gli ho detto: stai fermo che ti correggo. Quindi lui è andato su. Io gli ho fatto la correzione e lui mi fa: cazzo Ale, mi sembra di essere stortissimo. Ed è lì che io gli ho detto: Gabri, da oggi in poi, quando tu fai la verticale, devi pensare a farla storta. Perché la sua abitudine non era stare dritto, era stare inclinato. Quindi tutto quello che lui considerava normale e che considerava dritto non era nient'altro che una verticale storta. Quindi adesso, dopo che lui ha immagazzinato bene il movimento di apertura delle spalle, ma anche dopo che lui aveva già immagazzinata questa verticale storta, io come input gli devo dire, per farla dritta, che deve pensare a sentirsi storto. E man mano che lui ripete questo sentirsi storto, questo si tramuta come una buona abitudine e nel complesso questo suo essere storto, che in realtà lui è dritto, si tramuta in un'esecuzione che diventa un'abitudine buona. E quindi di conseguenza ad un certo punto lui non si sarà più storto, perché il corpo e il cervello si abitua a questa sensazione di essere perfettamente dritto. E quindi di conseguenza abbiamo di nuovo un'ottima correzione del movimento. Quindi ricordatevi ragazzi che se voi dovete raddrizzare qualcuno è ovvio che tutto quello che lui starà eseguendo gli sembrerà strano, ma è proprio questa sensazione di diversità, di stranezza che lui deve cercare per poter migliorare e per poter correggere il movimento sbagliato. Ciao ragazzi!